Ormai più di 1,5 milioni di famiglie italiane si misurano quotidianamente col problema di un congiunto che non è autosufficiente, che quindi ha bisogno di un'assistenza continuativa. E purtroppo il sistema di welfare italiano non è attrezzato per affrontare questo grande bisogno sociale e la non autosufficienza è diventata ormai la prima causa di impoverimento delle famiglie italiane. E assistere a domicilio una persona non autosufficiente costa dai 1.000 ai 1.500 euro, noi abbiamo come unico strumento l'indennità di accompagnamento che non raggiunge i 500 euro. Questo provoca che cosa? Disagio per le famiglie, impoverimento dei nuclei familiari e soprattutto provoca un trasferimento di costi verso la sanità, perché si stima in circa 9 miliardi il costo per il sistema sanitario italiano dei ricoveri impropri, persone che potrebbero essere assistite a casa, ma non avendo a casa la necessaria assistenza, e si ricoverano poi in strutture riabilitative, in reparti di medicina, in RSA quando non sarebbe necessario. È ora di affrontare questo problema, occorre una svolta e bisogna andare come tutti gli altri paesi europei, ormai non soltanto il nord Europa, ma la stessa Spagna 3 anni fa si è dotata di una nuova legge che consenta, quando c'è una persona che ha bisogno di assistenza, di avere una possibilità di accedere a risorse più significative.